Dunque 20 luglio, congresso federale proprio a Padova, dove ieri era la vittoria. La Lega non si ferma e non va in vacanza, gli altri partiti prendono il voto e spariscono, noi continuiamo a macinare chilometri e idee, c'è un centrodestra in evidente difficoltà, l'abbiamo visto anche ai ballottaggi, e come Lega passeremo giugno e luglio ad avanzare proposte, ad esempio su una tassazione unica, uguale per tutti del 25%, che faccia pagare le tasse a tutti e buonanotte al piffero, ed eviti l'evasione fiscale che ha tassi veramente incredibili, ma in alcuni casi è giustificata dalle aliquote folli, e ci proponiamo come punto di aggregazione di un centrodestra nuovo, più coerente, col coraggio di guardare avanti, alternativo a Renzi e alla sinistra, perché le stampelle di Renzi e alla sinistra agli elettori non le premiano, e quindi come Lega siamo a disposizione e ci vediamo a Padova, che per noi è motivo di orgoglio, perché conquistare una delle più importanti città di tutto il nord è di buon auspicio sia come Lega che per le elezioni regionali in Veneto dell'anno prossimo. Un centrodestra diverso, dite? Sì, le minestre riscaldate non piacciono, il centrodestra deve avere la forza di essere centrodestra, di fare progetti concreti, di guardare al futuro e non al passato, quindi basta sommatorio di sigle, di mandare avanti anche persone nuove, volti nuovi, e progetti di centrodestra, sulla famiglia, sulle tasse, sul fisco, sull'immigrazione, sulla burocrazia. Non si può lasciare a chiacchierone Renzi il monopolio di tutto e del contrario di tutto. Ecco, il PD in Piemonte e Lombardia ha vinto praticamente, no? Sì, bene, adesso ci dimostreranno che manterranno le mirabolanti promesse che hanno fatto in campagna elettorale. Detto questo, io sono contento sia del voto per le europee che dei sindaci riconfermati o in alcuni casi conquistati come Lega. Il centrodestra è in difficoltà, se noi riusciamo a mettere il nostro granello di programma, di idee a disposizione di tutti, per me sarà motivo d'orgoglio, quindi penso che il 20 luglio molti politici saranno in spiaggia. Noi saremo a Padova a parlare di buona politica.